Cosa sono le inchiosce? Sono dei vicole chiuse. Che in dialetto si chiamano? Inchiosce. Abbiamo capito ora cosa significa inchiosce per il dialetto di Grottaglie, che indica inchiosce i vicoli del borgo antico, oggi in festa per la quarta edizione di Orecchiette nelle inchiosce. Andiamo a fare un giro tra i prodotti migliori dell'enogastronomia pugliese. Ci segue? No. Un grottagliese che non partecipa? No, è pronta la cena. E le orecchiette? Se le mangiano i turisti. Ecco il protagonista di questa serata, l'orecchietta e l'inchiosce. Sì, sono l'orecchietta, eccomi qua, sono il protagonista della serata, l'orecchietta, aspettiamo la cima di rapa e poi facciamo questo connubio perfetto. Mangi le orecchiette con le cime di rapa? Sì, buonissime, guarda. È una delle cose più buone che le amo, però raramente riesco a mangiarle perché solo da queste parti le mangio bene. Ci vieni spesso? Beh, abbastanza, è una terra che mi piace. Perché tu no? Guardate, mi sono invecchiato, guardate qua! Tieni i capelli biondi, gli occhi azzurri, hai fatto una chiave. Ma quando mai? Senti, un palcoscenico insolito oggi, un balcone. Sì, me l'hanno detto, un balcone, stenderò il bucato, vediamo, approfitto. Su questo balcone arriva Biagio Izzo. Buonasera! Fratelli, sorelle, io vi ringrazio, sono un po' imbarazzato, devo dire la verità, è la prima volta che mi capita di parlare da un balcone, ma sento un po' vaticana, vi voglio bene tutti, però onestamente dopo che ha parlato il sindaco e ha parlato il senatore, che hanno detto cose, sostanze importanti, io che cazzo di cacca, no? La tradizione ci porta lontano negli anni e tutti si ricorderanno sempre di noi grazie appunto a questa tradizione. Sì, progresso, tutto quanto ci vuole, ma la tradizione è fondamentale. Noi per esempio teniamo Munnezza e chi se la lascia scappare? E state scherzando, tutto che la Munnezza, no, primo montagna è Munnezza, i giapponesi vengono a fare fotografie. Quando vedi dici, ma Vesuvio? No, Munnezza, è straordinario. Abbiamo la nostra microcriminalità straordinaria per strade, c'è cioè l'eccitazione dello scippo del Rolex, della borsa, sono cose che non devono sparire assolutamente. Diciamo che il leitmotiv di una trama culturale, una trama di impegno economico, una trama che veste l'orizzonte turistico ed è soprattutto una trama che abbiamo consegnato ai giovani, perché qui a Grottaglie, come in tutta la Puglia, ormai questa trama viene tessuta e viene ispirata sempre più da un ricambio generazionale che ha abbracciato con noi questa sfida e che ci sta consentendo di registrare performance straordinarie in campo economico, in campo turistico e in campo di orgoglio identitario che abbiamo riscoperto, e intorno a questa nostra trama stiamo cercando di fare che diventi sempre più una prospettiva di sviluppo anche per i nostri giovani. Quest'anno abbiamo centrato l'obiettivo, ci aspetta ancora la giornata di domani per consolidare questo risultato,
un format che ci spinge a esportare all'estero tutto quello che la Puglia mette sul tavolo, le eccellenze pugliesi in tavola, grottaglie, e per l'anno prossimo un bel progetto anche per l'estero, quindi l'obiettivo è questo.